Ciao a tutti, benvenuti anche oggi sul mio canale, anche oggi per un video vlog che è dedicato alla categoria dimenticati del Cantagiro, spin-off della storia del Cantagiro che quest'anno vi racconto. Allora, non l'avevo mai detto, ho cominciato a dirlo, ma è giusto dirlo per chi magari è più distratto e per chi si chiede anche, ci può essere qualcuno che si chiede, come mai Alessio Musica e Vlog quest'anno parla del Cantagiro in maniera così sviscerata tutti i giorni? Perché? Perché in realtà il Cantagiro, grande manifestazione italiana, la più antica manifestazione estiva che l'Italia ricordi, quest'anno compie 60 anni e questo è il motivo per cui io ne parlerò tantissimo, forse andrò anche oltre probabilmente al periodo estivo, ma è un modo per omaggiare questa grande manifestazione che compie i suoi 60 anni, ecco perché ne parlo così tanto. Oggi sono qui per parlarvi degli artisti che hanno fatto il Cantagiro, in certi casi hanno fatto anche grande successo, ma che poi col passare del tempo ci siamo dimenticati. Siamo nella categoria dimenticati del Cantagiro, il Cantagiro in questione è quello del 1970, quindi oggi vi racconto altri 5 artisti dimenticati dal Cantagiro del 70. Io vi auguro la buona visione e benvenuti sul mio canale. Il primo cantante di cui ci occupiamo oggi si chiama Italo, lui partecipa nel Cantagiro del 70 come nuova proposta, quindi la stessa categoria del Paolo Mengoli, il vincitore. Lui si chiama Italo, canta come Italo, ma anche come Italo Ianne, il suo vero nome, ma usa anche altri nomi come Jerry Mantron, insomma, bella fantasia. Nato a Castellammare di Stabia il 12 maggio del 42, cantante e compositore italiano. Allora, lui è campano, in realtà, di nascita e anche di formazione. Poi però si trasferisce con la famiglia a Venezia, dove comincia a frequentare la scena musicale di Venezia, quindi comincia a suonare la chitarra, ad esempio, e mette su un duo, adesso è fantastico, perché mette su un duo con una cantante famosissima italiana, che all'epoca però non era famosa, e sto parlando di Nicoletta Strambelli, nonché la Patti Pravo. Perciò Patti Pravo inizia la sua carriera, era la cantante di questo duo composto da lei e da questo, appunto, Italo. Ci siamo fin qui? Perfetto. Verso la fine del 64 incide con il gruppo Veneziani Lagunari un 45 giri per la Robinson Records, si chiama Apocalisse, il lato B il Medium, che poi verrà inserito anche nella colonna sonora di un film che si chiama Il Mostro di Venezia. Desideroso di intraprendere una carriera da solista, comincia a viaggiare e, come capitava all'epoca, si esibisce sulle navi per intrattenere i turisti in crociera, no? Ok, succede anche adesso però, si canta ancora, sulle navi da crociera. Verso la fine del decennio si trasferisce momentaneamente a Roma, conosce i maestri Zambrini e il grandissimo Gianni Meccia, che nel 69 gli schiudono la via del successo con un loro pezzo che si chiama 100.000 violoncelli, che entra in classifica e viene adottato anche come sigla dello sceneggiato Rai La Donna di Cuori, e poi partecipa al Cantastampa, questo non lo conosco, questa manifestazione per me è nuova, con un'altra canzone che si chiama Lavora ragazzo. Nel 74 come autore vince Sanremo, come autore, in coppia con Cristiano Malgioglio. La canzone è Ciao cara come stai, fantastica, cantata dalla Zanicchi, l'ha scritta lui, l'abbiamo scoperto. Ciao cara come stai, non lo guarda più, e se sto sognando tu non mi svegliare, guarda quel gabbiano che attraversa il mare. Un altro pezzo da lui composto con Flavio Zanon è Il mio volo bianco, questa canzone in realtà è cantata dalla grandissima Emanuela Cortesi, che arriva poi quinta, dove? Sempre allo stesso Sanremo. Nel 76 fa la svolta, Italo scompare e al suo posto nasce Jerry Mantron, e
e fa un pezzo, Supersonic Band, il suo più grande successo, Edison dalla Pool, vanta 16 settimane in classifica questo pezzo disco, con 400.000 copie vendute. Questa canzone è considerata, forse a ragione, il primo esempio di disco music italiana. Ha composto 3 canzoni per lo Zecchino d'Oro, anche lui, anche nel passato vlog c'era un artista che scriveva per lo Zecchino d'Oro. Lui ha scritto per lo Zecchino, ma che cosa ci posso fare nel 76? Gira che è un girotondo nel 99, e La doccia col cappotto del 2009, che poi è la canzone che ha vinto lo Zecchino del 2009. Tu, solamente tu, voglio amarti nei pensieri, nelle mani. Nell'87 arriva quarta a Sanremo come autore, ancora con la canzone Io amo, canzone di Fausto Leali, e poi è coautore col brano Voglio amarti, canzone del 2022, perciò di adesso, no? Va bene? La canzone che Iva Zanicchi ha presentato a Sanremo di questo anno, del 22, è scritta proprio da Italo. Ok, attualmente vive a Venezia e continua ancora la sua produzione musicale e discografica. Al Cantagiro del 1970 arriva anche un artista che si chiama Daniela Ghibli. Partecipa nella categoria delle nuove proposte. In realtà Daniela Ghibli, il suo vero nome è Daniela Gallina, nata a Velezzolo Mellina il 17 novembre del 53, cantante, attrice e anche showgirl italiana. Allora, lei giovanissima viene notata nel 66 da Pippo Baudo, l'ha inventata lui in pratica, e diventa, insieme a Renata Lunari, la valletta del suo nuovo programma televisivo, che era appunto il famosissimo 7 voci, l'abbiamo nominato un sacco di volte. La trasmissione, iniziata in sordina, diventa poi in realtà uno dei più grandi successi di quel periodo, lanciando molti nomi nuovi e nuovi cantanti della musica italiana. E anche Daniela, che inizia la carriera di attrice di fotoromanzi, inizialmente di musicarelli, poi in realtà si lancia anche lei come cantante. Dotata di una voce gradevole, ottiene un contratto con la Fontana Records e pubblica alcuni 45 giri, fra cui nel 69 fa Al lume di candela, lato B, no, non mi sta bene, il cui lato A è scritto, però a questo Al lume di candela è scritto da Franco Battiato e da Giorgio Logiri. Nello stesso anno le riviste di gossip parlano di lei per un suo presunto flirt con Mario Tessuto. La peppa, qui l'abbiamo scoperto anche. Un gossip mica da ridere. L'anno successivo partecipa al Cantagiro del 70, lo fa con Ayo Ayo, che sarebbe appunto una cover in realtà di un pezzo dei Bee Gees. Nonostante l'attività del mondo dello spettacolo, lei si laurea finalmente anche in architettura. Dopo altre incisioni, poi cosa fa? Si sposa con Vladimiro Porru, che è un musicista, componente fra l'altro di un gruppo che sarebbero i Number One Ensemble. E quindi cosa fa? Diventa moglie e decide di ritirarsi dall'attività. E questo è quello che è successo a questa cantante. Ha fatto nella sua vita solo 2,45 giri fra il 69 e il 70. Se è vero che mai voluto bene, non m'hai lasciato, immaginavi che morisse un po'. Al Cantagiro del 70, fra le nuove proposte, arriva anche una cantante che si chiama Fiammetta. Il suo vero nome, in realtà, il nome completo per essere più precisi, sarà Fiammetta Tombolato, questo è il suo vero nome. Nata a Roma il 1 aprile del 50, cantante, attrice, molto in voga negli anni 60. Cosa ha fatto? Guardiamo un po'. Cresciuta in una famiglia di artisti, perché il padre è un paroliere, Pino Tombolato,
ha fatto parte del gruppo storico di ragazzi che animavano la trasmissione radiofonica Bandiera Gialla di Renzo Arbore e Boncompagni, che a partire dal 65 trasmetteva il sabato pomeriggio musica italiana e straniera destinata a un pubblico giovanile. È stata anche interprete di sigle dei cartoni animati, perché Fiammetta ha cantato Carletto e i mostri, Ultra Lion. Come attrice ha avuto anche una piccola parte in un film musicarello che era Venga a fare il soldato da noi, ed è un film del 71. In carriera ha inciso per diverse etichette come la Sprint, la Ricordi, la Mini Rec, la Bell Disc, la Jolly, la RCA Italia, perciò ha girato tante etichette. Ha partecipato al Cantagiro del 70, la canzone che presenta si intitola Tranquillità nella categoria Giovani, e 3 edizioni di Un disco per l'estate. Ha fatto nel 67 il disco per l'estate con Ricordare o Dimenticare, una delle sue canzoni poi più conosciute poi alla fine, perché va anche in finale. Nel 68 Prega per me, finalista, e nel 69 Ma che domenica, un'altra delle sue canzoni più note. Si avvicina alla musica molto giovane, partecipa nel 63 alla manifestazione Canora Ribalta per Sanremo, viene scritturato dalla Sprint, incide per questa etichetta un 45 giri che si intitola È facile. Il necessario periodo di gavetta la porta a svolgere ruoli di supporto in tournée per artisti maggiori, ad esempio fa la supporte di Celentano. Ritornerà in tour come supporto nel 66, in occasione addirittura della prima tournée italiana dei Rolling Stones, cioè fa da supporto ai Rolling Stones, questo è fantastico, accompagnando in Australia addirittura Massimo Ranieri in una serie di concerti, perciò fa da supporto anche a Ranieri quando fa il tour in Australia. A metà degli anni 60, in coincidenza con la partecipazione a Bandiera Gialla, inizia il periodo di collaborazione con un'etichetta, la Bluebell, che punta dichiaratamente sui giovani. Con l'etichetta Mini Bluebell incide 3 45 giri che le danno poi la notorietà, cioè sarebbe Quando la campana suonerà, che era la cover di una canzone di Sonny Bono che era interpretata originariamente da Cher, poi c'era Ricordare o Dimenticare e poi Prega per me. Questi sono i dischi. In televisione partecipa a 7 voci di Pippo Baudo, trampolino di lancio per molte promesse dell'epoca del mondo della canzone come Wes, la Moretti, lo sappiamo, ne sono uscite tante, e poi fa il Festival di Zurigo del 67, lo fa con quella canzone che appunto ho già nominato, che era Ricordare o Dimenticare. Fra le collaborazioni radiofoniche e televisive di questa cantante Fiammetta negli anni 70 si segnalano programmi come il Musical Magazine, che era un programma di una televisione svizzera, per la radio italiana fa il Mattiniere, Primo Nip anche musicalmente, Volley. Sono seguiti poi a varie partecipazioni nel 96, ad esempio al Festival della Canzone Romana, alla trasmissione di Tele Monte Carlo Tappeto Volante di Luciano Rispoli, allo show di Paolo Limiti, a Tira e Molla addirittura di Paolo Bonolis, alla Vita in Diretta di Cucuzza, insomma ne fa molte. Nel 97 collabora con Stefano Rosso, incide in duetto alcune canzoni che poi troveranno posto in una raccolta che si chiama Miracolo Italiano, rilasciata nel medesimo anno. Nel 2001 ha condotto una rubrica radiofonica su Radio Italia anni 60, 15 minuti con Fiammetta si chiama il programma. Le ultime partecipazioni televisive di Fiammetta sono quelle di Mille Voci, ad esempio nel 2006 il programma notissimo, programma musicale di Gianni Turco. Allora, nella sua vita lei ha inciso un solo album nel 72, ma circa una trentina di singoli fra il 63 e l'82. Dalla finestra il casale, la febbre alta sto male. E passiamo a una voce maschile che partecipa al Cantagiro del 70 fra le nuove proposte. E sto parlando di Gianni D'Enrico, artista che nasce a Brindisi nel 48, ha 2 fratelli e una sorella. A 17 anni si diploma e inizia a partecipare a vari concorsi canori, e nel 68 fa un provino d'audizione per la RCA, però non andò bene questo provino. L'anno successivo va comunque al Festival di Castrocaro, supera tutte le selezioni e arriva alla prefinale del 30 settembre, durante la quale interpreta una sua canzone inedita che era L'Ateo, che censurato purtroppo non fu riproposta alla finalissima dell'11 ottobre del 69, dove in realtà si esibì con un'altra sua canzone che era Il Fantoccio. Perciò lui fa tutta la gara con un pezzo, però quando arriva alla finalissima e deve andare in televisione lo censurano e canta un altro pezzo, ok? Stipulò un contratto con la compagnia generale del disco, cioè la CGD, che lo scelse per interpretare 2 canzoni, L'Arca di Noè
e Occhi a Mandorla nel 33 giri intitolato Sanremo 70 della CGD, canzoni presentate al festival, che faceva delle cover in pratica, via, e cantò la canzone di Sergio Endrigo e Eva Zanicchi, quella di Rossana e Dorighezzi. Nel frattempo incise il suo primo 45 giri inedito, nella facciata A c'era Mi stracci il cuore, Mi stracci l'anima e in quella B Anima nera. Partecipa con questa canzone al Cantagiro del 70 nel girone B e al termine delle varie tappe si piazzò in settima posizione. Scrisse il brano Il sorriso e il paradiso insieme a Sergio Menegale, canzone che lo stesso Menegale interpretò a Sanremo del 71 in coppia con la Collection. Nel 72 un suo brano, che era Neve nel sole, è stato interpretato da Maria Clara Salmaso, che lo presentò in un programma televisivo della Rai, e nello stesso anno collaborò con l'autore Angelo De Luca e incise il suo secondo 45 giri, questa volta per l'Ariston Record, che si intitolava La Vestaglia, sul retro Precipitando verso Dio, trasmesse alla Radio Nazionale nei programmi Per Voi Giovani e Supersonic. Nel 73 incide 45 giri che si chiama La Casa di Roccia. Anche questa canzone, scritta insieme ad Angelo De Luca, verranno trasmessa poi, sarà trasmessa in alcuni programmi radiofonici come Alto Gradimento, come Pop-Off, molto noti all'epoca. In quel periodo collabora anche con Maurizio Vandelli, al quale appunto lasciò interpretare un'altra sua canzone, che era Mercante Senza Fiori, famosissima, stampato sia in 45 giri e sia all'interno di un album che era Sacrificio dell'Equipe 84. Nel 75 Gilda Giuliani interpreta una sua canzone, la canzone è Fammi Entrare Nell'Anima, scritta insieme a Rita Sementilli. Sempre in quell'anno pubblica il suo primo unico album, che si chiama Antico Teatro da Camera, che uscì alcuni mesi dopo la sua morte. Voi direte, la sua morte? Eh sì, purtroppo sì, perché anche lui muore per un incidente stradale, come moltissimi altri artisti. Veramente, facendo questa storia dei dimenticati, ne abbiamo trovati molti. Infatti muore a soli 26 anni, perciò giovanissimo, il 7 settembre del 75, investito da un'autovettura. Un battito d'ali, un volo leggero, mi porta i pensieri lontano, lontano. E siamo all'ultima artista di cui ci occupiamo oggi nella categoria dei dimenticati del Cantagiro, e sto parlando di Babila. Arriva Babila, il vero nome in realtà è Sergio Agostini, nato a Roma, cantautore, compositore, paroliere, italiano, tuttora in attività. Debutta come cantante beat nella seconda metà degli anni 60, perché se si parla di beat, quello è il periodo. Ottiene un contratto con la Seven Records, un'etichetta della RCA, con lo pseudonimo di Babila, e incide Un Battito d'Ali, canzone scritta per Sandy Shaw in realtà, e fu sigla del programma radiofonico Gran Varietà. Nel 69 scrive una canzone che Little Tony presenterà Canzonissima. La canzone è Diceva che amava me. Collando Fiorini scrive anche Corri e piangi, che insieme alla già citata Perdona fanno parte di un unico album italiano di questo cantante romano. Per Melody, giovane promessa della scuola americana, scrive Mille bugie, una rhythm and blues arrangiata poi da Willy Brezza. Con il secondo 45 giri, che era Ci stavo bene insieme a te, partecipò al Cantagiro del 70 e arrivò decimo. Nel 71 è l'anno di Da domani, arrangiata dai fratelli Guido e Maurizio De Angelis, grandiosissimi. Continua poi la carriera utilizzando il suo vero nome, ottenendo un altro discreto successo, la canzone Quelli di ieri, trasmessa molto spesso dalle nascenti radio libere dell'epoca. Nel corso della sua carriera, in totale, ha scritto per sé e per altri 70 canzoni. Allora, come Babila ha inciso 3 45 giri fra il 69 e il 71, come Sergio Agostini, suo vero nome, ha inciso 5 45 giri fra il 77 e l'82. Ed anche oggi ci siamo dedicati al Cantagiro e abbiamo parlato di questo spin-off dei cantanti dimenticati del Cantagiro, ok? Cantanti dimenticati del Cantagiro, stiamo facendo tantissimi vlog, volumi su volumi, su questo argomento, perché quando si parla di queste grandi manifestazioni dove partecipano tanti cantanti, chiaramente non tutti poi rimangono a fare l'attività di cantante col passare del tempo, oppure rimangono noti per molto tempo, alcuni addirittura purtroppo passano anche inosservati. Accade in tutte le manifestazioni. Io sono qui per ricordare anche quelli
che non vincono, anche quelli che poi non hanno fatto una carriera particolarmente lunga, oppure l'hanno fatta lunga ma in altri modi, o come autori di canzoni o come appunto produttori di altri e via dicendo. In alcuni casi purtroppo scopriamo, poi facendo questi viaggi nel tempo per riscoprire anche cantanti che abbiamo dimenticato, che in realtà non sono neanche più in vita, perché accade purtroppo anche questo. Allora, io vi ho parlato anche oggi di altri 5 dimenticati nel cantagiro, quello del 1970, perché già vi ho raccontato la storia del 70, come vi ho raccontato già la storia anche di colui che vince il cantagiro del 70, e poi ci siamo divertiti anche a vedere quali erano e a riscoprire nomi dimenticati di questo cantagiro. La prossima volta, a meno che non accada qualcosa di eccezionale, vi parlerò chiaramente del cantagiro del 71 e avremo modo di scoprire altre nuove canzoni, altri nuovi artisti dimenticati e non di questa grande manifestazione che proprio quest'anno compie i 60 anni di attività. È per questo motivo che ne sto parlando così ampiamente. Facciamo il compleanno al cantagiro in questo modo. Io vi ringrazio chiaramente per la visione. Se vi piace l'argomento, nel mio canale c'è l'intera playlist che ne parla, cioè la storia del cantagiro. All'interno di questa playlist trovate tutta la storia del cantagiro dal 62 in poi, la storia di tutti quelli che hanno vinto e la storia anche di tutti quelli che hanno partecipato e che col passare del tempo ci siamo dimenticati. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, vi aspetto chiaramente la prossima volta. Ciao da Ale.